sopra degli interventi di Jesi, un'altra denuncia che ho fatto io, come ho fatto realizzare io, visto che il comune è vero che non realizzava le graduatorie, la graduatoria regionale in cui tutti possono partecipare adesso da tutta la regione, e quindi nella graduatoria anche queste persone vorrebbero. Chiunque non è legato alla camorra, non ha gravi precedenti penali, non è imparentato con famiglie di camorra, non è entrato in modo violento nelle case, perché in questa graduatoria fatta dall'assessore Discepolo, ci sarà la possibilità anche di sanare per chi eventualmente avesse diritto la possibilità, se non è entrato in modo violento, di rimanere nella casa di 6 titoli. Quindi chiunque può partecipare, vedremo quante persone hanno partecipato. Intanto io continuo a denunciare un fatto certo: a chiunque viene levata la casa dal legittimo assegnatario, come è successo con la signora Carlotta, deve sapere che c'è qualcuno a Napoli che lo difenderà, perché fino ad oggi nessuno se ne fregava di questa povera gente, perché questa è la povera gente, quella a cui viene levata con la violenza la propria casa. Questa è la povera gente vera, quella che viene mandata in esilio, perché la signora Carlotta non è morta come sperano alcuni. La signora Carlotta non sa nulla di questo, Massimo, te lo dico